Amiche e amici di Presto Bissiena, abbiamo trovato un ospite molto gradito a questo evento, a questa dodicesima edizione del Mercato nel Campo, Gianni, presidente della regione toscana. Cosa ne pensa di questo evento? Ma è bellissimo, anche perché poi illustra un aspetto che tutti noi vogliamo valorizzare, l'enogastronomia in Toscana. Perché... Siena come Firenze, come San Gimignano, come Pisa è piena di turisti, ma oggi chi viene e chi ci porta ricchezza con il turismo vuole certo la Torre del Mangia, vuole il bel museo, ma vuole anche andare a tavola, mangiare bene e quindi identifica la Toscana come armonia fra la bellezza offerta dalla cultura e la bellezza offerta dalla nostra terra e quindi dalla nostra cucina. Io sono convinto poi che in questo caso la Piazza del Campo sia una piazza che si presta particolarmente perché con la sua dimensione a conchiglia che quindi consente non di rendere tutti piatti questi esercizi ma invece farne risaltare il loro variopinto colore, le caratteristiche originali di ogni prodotto, eh, riesce a far risaltare tutto. Eh, ci sono tre elementi, da un lato la tradizione, oggi è il primo di dicembre, è Sant'Anzano il patrono di Siena, eh, contemporaneamente vi è l'aspetto appunto della qualità della produzione e poi inizia in qualche modo un percorso che ci porta fino al Natale. Quindi in questo primo di dicembre a Siena si condensa l'aspetto culturale, l'aspetto della natura e dell'agricoltura, l'aspetto più propriamente sociale perché il Natale per le nostre comunità è un momento importante. Quindi davvero una bella iniziativa, non a caso, basciata dal sole eh, con un mondo di pasta come è dietro eh, la, le mie spalle. Tra eh, abbiamo intervistato prima degli ospiti che vengono da Bernalda, e quindi è un mercato che è senese, ma si apre anche proprio all'Italia, si apre anche al mondo perché ci sono anche altri stand che vengono dal mondo. È importante anche questo gemellaggio che si crea con le altre regioni. Si parla spesso di Europa e se ne parla in modo critico perché l'Europa è un po' troppo Europa di Stati, mentre invece quello che dobbiamo costruire, io questo ci credo molto, è l'Europa dei popoli, ovvero l'Europa che nasce proprio da espressioni autentiche della popolazione, dei cittadini. In questo caso i gemellaggi sono quelli che esprimono l'Europa dei popoli. In Toscana i nostri 274 comuni hanno costruito nel tempo quasi 700 gemellaggi fra città. Naturalmente Firenze farà il gemellaggio con Sydney o con Filadelfia o con Edimburgo, cioè con capitali, eh, nei paesi più piccoli si, ci si rapporterà direttamente, Siena che è una media ma grandissima città, una città che esprime ricchezza, che esprime cultura, che esprime storia, che esprime un'identità conosciuta in tutto il mondo, trova i suoi punti di riferimento in Europa attraverso questi gemellaggi e è importantissimo, è segno di grande civiltà umana il fatto poi nel mercato più autentico, nel mercato che ricorda Sant'Anzano e quindi il patrono della città eh, dare uno spazio privilegiato alla città gemellata. Quindi per noi è un avere anche un'istituzione regionale che viene qui a visitare questo mercato ma le faccio una domanda più mondana, quali prodotti porterà a casa? Ma dunque io ho trovato un aceto balsamico alla ciliegia che era... Buonissimo, poi eh, eh, gli addormenta soccere perché anche questo e poi ora con la signora scegliamo bene la pasta perché da un mondo di pasta non può che derivare per mia moglie qualcosa di qualità che eh, siccome non ci sto mai a casa per il lavoro che faccio, parto la mattina alle sette e mezzo, alle otto, mi rivede magari la notte alle una quando arriva e ecco eh, quello che mi può offrire un mondo di pasta è quel qualcosa che gli fa passare dalla televisione. Un po' burbero e giustamente eh, preoccupato perché non mi ha mai visto a quel sorriso che poi scioglie tutta. Ringraziamo il presidente della Regione Toscana e buona giornata. A voi e complimenti perché seguire questi momenti seguire, significa seguire l'identità vera l'identità autentica di ciò che la Toscana riesce a esprimere, che ripeto, eh, la Toscana è un universo di cultura, ma è anche un universo di valorizzazione dei prodotti del territorio e questo mercato ne è l'espressione.